Bene, siamo collegati in conferenza stampa. Ringrazio i giornalisti mattinieri che già alle 10 della mattina sono con noi disponibili. È una delle delibere approvate in questa settimana, ne abbiamo approvate tantissime, quindi facilmente possono sfuggire all'attenzione della comunicazione, ma questa, fra le altre, ha un valore straordinario. Collegati con noi il rettore, il magnifico rettore dell'Università di Urbino, Gilberto Stocchi, è il direttore di Erdis Brincivali. Abbiamo invitato anche il rappresentante del Consiglio di Amministrazione, ma per una serie di coincidenze, siamo un venerdì vicino alle vacanze, che ne so, magari qualche difficoltà, con me l'assessore Bravi, il dirigente Rocchi, perché ci teniamo a dare diffusione di questa importante notizia. Io partirei proprio dal nostro assessore, poi darei la parola al rettore, dopodiché i due tecnici, il nostro dirigente Brincivalli, e mi tengo le conclusioni. Quindi iniziamo dall'assessore Bravi. Di cosa parliamo oggi in conferenza stampa? Scendendo in macchina, buongiorno. Scendendo in macchina stamattina avevo questo pensiero. Abbiamo iniziato questo mandato con l'Erdis e lo chiudiamo con l'Erdis. Per me questo è significativo, perché significa che è stata posta una cosa che era altamente difficile ed è stata curata, non solo portata a compimento, ma diventa anche l'occasione per un nuovo lavoro. E questo mi sembra il modo con il quale questa giunta ha affrontato le cose, quindi lo dico senza peli sulla lingua. Allora, tre cose. La prima, va bene, la legge regionale 4 del febbraio del 2017 ha avuto dei grossi traguardi. E uno dei traguardi è stato quello delle borse di studio, un'altra gli alloggi, un'altra l'alta formazione, perché con i dottorati innovativi, con l'Eureka, con gli assegni di ricerca, con le lauree professionalizzanti, abbiamo dato corpo alla cultura dell'alta formazione. Questa legge aveva una preoccupazione anche didattica, non solo di welfare. Poi c'è stato sicuramente il discorso delle borse di studio del welfare, ultimamente del Covid, perché anche questo è un sostegno importante. E su questo fronte io ne vedo uno come ipotesi di lavoro e lo lancio a voi università e lo lancio a Erdis come regione. Cioè, dove dobbiamo lavorare ancora molto, dal mio modesto punto di vista, è la terza missione, cioè il matching tra le università e le aziende. Lì dobbiamo lavorare molto di più. C'è stato un grosso investimento, ma non basta. Questa terza missione resta ancora poco operativa rispetto ai contenuti che la riforma ha dato. Però questo ce lo poniamo come obiettivo. La seconda cosa che volevo dire, vabbè, ringrazio anche la dottoressa Giraldi, ringrazio Rocchi per questo iter, no? Che si è avviato da fine 2018. Io in questo iter ho visto innanzitutto il tentativo di snellire, non un iter a morire, ma un iter che desse delle risposte. Vedo una forte responsabilità della Regione. La Regione tramite Erdi sta sul pezzo e si prende le sue responsabilità. Una virtuosità nell'uso delle risorse, che non mi sembra una stupidata, scusatemi, ma se uno spende bene, credo che sia la cosa fondamentale, perché un conto è fare le delibere dove metti risorse, un conto è monitorare questo. Ci vuole una visione. Lo dico anche perché rappresento l'area interna e vedo quanto questo è importante su altri fronti e quanto sia problematico. Quindi lo dico con cognizione. La terza e ultima cosa è che, secondo me, il tassello di oggi serve a rimpinguare l'idea del campus. Noi vogliamo dare dei servizi, vogliamo essere attrattivi e mettere in sicurezza i nostri ragazzi. Quindi io nel gesto di stamattina vedo questo. Però qual è il gesto? Perché hai detto tutto, ma non hai detto cosa facciamo. Ma il gesto lo dici tu? Ma no, se, scusa, dopo parla il rettore, tu anticipa, cosa fa? Cosa vogliamo Facciamo un acquisto notevole. chiedere? Di Facciamo cosa? un acquisto notevole e diciamo che
rientra in quel discorso che dicevo della responsabilità. Cioè la regione dentro questa responsabilità si fa promotrice di un gesto molto interessante, che è quello dell'acquisto dei collegi. Di dove? Di Urbino, di Urbino. Mica, se me lo dici, sì. Mica lo sanno. Beh, adesso io volevo andare sulle cose che mi pareva. Ma il credente, non lo compriamo perché è già nostro. È già nostro, quindi ho deciso di comprarlo. Benissimo. Però pensavo che, insomma, questo qui... No, la notizia è quella. No. Bene, quindi Airbus, con questa operazione, con l'approvazione della Giunta, acquista tutti i collegi di Urbino, tranne ovviamente il Tridente, perché già di proprietà della regione, e si impegna a riqualificarli tutti quanti. Quindi non è solo l'acquisto, ma anche la messa a norma in sicurezza, la riqualificazione di un'offerta straordinaria in termini di diritto allo studio. Beneficiario in qualche maniera è l'università, nel senso che beneficia poi dei collegi ristrutturati, oggi beneficia dell'acquisto. Quindi chiediamo al Rettore dell'Università di Urbino il suo punto di vista su questa operazione. Grazie Presidente, saluto il Rettore, il Presidente Rocchi, la dottoressa Deborah Giraldi e il Dottor Angelo Principalli. Dicevo prima al Presidente che questo è davvero un momento storico proprio perché si tratta di un evento importante e proprio riflettendo prima di collegarmi con voi, ripensavo proprio alla legge numero 4 del 2017 che ha istituito l'Airbus. Quella legge ha dimostrato, e l'operatività del Consiglio di amministrazione dell'Airbus hanno dimostrato nei fatti, che quel Consiglio ha dato risposte efficaci al problema del diritto degli studi di tutti gli studenti della nostra regione. Quindi noi ci siamo sentiti rassicurati di questa legge, dell'azione del Consiglio d'amministrazione dell'Airbus, che in qualche modo ha restituito, come dire, interventi omogenei su tutto il territorio regionale. Questa rassicurazione ci ha portato a fare una riflessione, che è quella che poi sigla questo momento così importante, che l'università, a fronte di questa rassicurazione, avrebbe dovuto concentrare tutte le proprie energie, le proprie risorse sulle attività istituzionali, la didattica, la ricerca, la terza missione. I collegi di Urbino, come tutti sapete, sono stati realizzati dall'architetto De Carlo, sono sui libri di architettura di tutto il mondo e sono la terza realtà a livello nazionale. Quindi preservare, diciamo, questo patrimonio, metterlo a norma, perché il tempo è trascorso, è un atto necessario per rendere, diciamo, la permanenza dei nostri studenti nel modo migliore possibile, di una realtà come quella di Urbino, che essendo patrimonio dell'UNESCO, con tutte le caratteristiche davvero di città ideale, si arricchiscono di questa presenza così significativa, che viene apprezzata da tutti, veramente. Io rimango sorpreso quando colleghi, rettori di altre università dagli Stati Uniti, europei, eccetera, vengono, sono venuti i loro studenti in Erasmus e sottolineavano, come dire, l'attenzione ad offrire loro gli alloggi presso i collegi secondo criteri veramente eccellenti. Quindi questo è un lavoro davvero importante. Questo lavoro, che è iniziato nell'ottobre del 2018, ha visto un'azione davvero sinergica per tutto l'iter giuridico amministrativo con il Consiglio di amministrazione dell'Airbus, che ringrazio per tutto quello che hanno fatto, per tutti gli atti che hanno prodotto. Permettetemi di ringraziare in modo particolare il direttore generale Angelo Principalli. Con Angelo Principalli c'è stato un lavoro costante, è stato un lavoro molto impegnativo, però la differenza viene fatta dalle persone e la presenza di competenze hanno sicuramente contribuito, come dire, a sbrogliare una situazione, non direi una matassa, ma una situazione che era comunque impegnativa perché c'è stato un primo momento importante
di valutazione tra la regione e l'università che ha portato ad una stima di collegi. Questa stima è stata inviata all'Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio ha restituito il parere di congruità e a questo punto c'è stato un impegno ancora più importante della Regione Marche, perché la Regione Marche è intervenuta col mettere a disposizione delle risorse significative, 8 milioni di euro. Questi 8 milioni di euro contribuiranno in maniera significativa a tutti quegli interventi di messa a norma, conservazione di queste strutture. Un'altra sottolineatura per far prendere coscienza a tutti noi dell'importanza di questa realtà che è stata realizzata qui in Urbino, ma che è nota a livello internazionale. Oltre 2 anni fa la Getty Foundation di Los Angeles ha finanziato con un intervento davvero importante, quasi 200.000 euro, un intervento di studio di conservazione. Vorrei sottolineare che quell'intervento della Getty Foundation è stato l'unico intervento finanziato all'Europa e tra i paesi europei all'Italia e in particolare ovviamente alla realtà di Urbino. Questo per dire che alle volte noi abbiamo delle cose straordinarie, belle, e magari non ne prendiamo consapevolezza. Quindi l'attenzione che il Presidente Ceriscioli, la Giunta, l'Assessore, i dirigenti hanno rivolto è stata veramente straordinaria. È stata straordinaria perché è chiaro che iniziative così importanti non si può minimamente pensare prima di tutto di non portarle avanti, non si possono portare avanti da sole, ma soprattutto un'iniziativa così importante che riguarda l'ambito del diritto allo studio doveva avere un preciso input. Qui devo riconoscere la grande attenzione del Presidente, dell'Assessore Loretta Bravi, che costantemente hanno seguito questa attenzione. Io non posso non ringraziare il dottor Massimo Rocchi, in modo particolare il segretario della Giunta regionale, dottoressa Diego Giraldi, perché davvero questo lavoro molto impegnativo ha visto tante presenze. Il dottor architetto Nardo Goffi, che ha dovuto prendersi cura di tante questioni, come succede quando capita di affrontare situazioni che sono, articolate, complesse, che quindi richiedono un grande impegno. Quindi oggi desidero testimoniare il mio grazie al Presidente della Regione Marche, perché in un momento in cui l'Università ha presentato in Urbino un piano di sviluppo, è emersa questa richiesta da parte dell'Ateneo, richiesta che è stata prontamente accolta, e devo dire che questo è estremamente importante perché l'Ateneo ha messo mano ad un piano di sviluppo che ovviamente qualificherà meglio l'attività di ricerca, l'attività didattica dell'Ateneo e con questo intervento ovviamente anche l'ospitalità degli studenti. Quindi un grazie davvero sentito alla Regione Marche, all'Erdis, a tutto lo staff tecnico dirigenziale che è numeroso, che è stato coinvolto in questo momento. Io davvero lo considero un momento storico, un momento che ci fa pensare al futuro davvero con maggiore fiducia, con maggiore ottimismo, nonostante le situazioni che stiamo vivendo. Ma ce la stiamo mettendo tutta per riprendere in presenza e in sicurezza. Quindi grazie Presidente, grazie Angelo Principali, grazie a tutti voi. Grazie magnifico Rettore, noi siamo qua molto curiosi fra di noi, detto, cosa farà l'Università con i 13 milioni e mezzo di euro della vendita? Secondo me i giornalisti sono curiosi anche loro, se può anticipare qualcosa. Sì, rispondo subito. Allora, l'Università ha messo mano ad un piano di sviluppo davvero importante. Alla fine di dicembre prenderanno avvio i lavori del campus scientifico-tecnologico della Sogesta, dove verranno praticamente raggruppati tutti i laboratori dell'area scientifica, che attualmente erano invece sparsi in diversi luoghi della città,
un po' anche in relazione a quella che è la tradizione umanistica dell'Università di Urbino. Questo permetterà di realizzare quella sufficiente e necessaria massa critica per competere meglio a livello nazionale e internazionale. Questo primo intervento è già stato deliberato, ha seguito tutto l'iter, ammonta a 18,5 milioni di euro. L'altro intervento importante riguarda la nuova sede della Facoltà di Scienze Motorie. Su 34 Atenei, la sede di Urbino ormai da diversi anni si colloca sempre al primo e al secondo posto, con oltre 2.500 studenti provenienti da ogni regione d'Italia. Anche questo intervento è un intervento che ammonta a 16,5 milioni di euro. Nel frattempo sono andate avanti, spero di poter inaugurare a settembre gli interventi fatti a Palazzo Bonaventura, che restituiscono la nuova sede del rettorato, e quelli di San Girolamo, che ospitano un imponente patrimonio librario pari a 450.000 volumi, e gli interventi a Battiferri. Quindi abbiamo messo mano ad un piano di sviluppo di oltre 40 milioni di euro. È chiaro che questa risorsa che si renderà disponibile contribuirà in maniera significativa a rendere concreto e attuabile questo piano di intervento. Grazie, magnifico rettore, quindi un intervento che ne aprirà altri. E adesso darei la parola ad Angelo Brincivalli, che insomma noi l'abbiamo lasciato qui per terzo quarto, ma è un grande protagonista insieme ad Erdis, ovviamente al Consiglio di Amministrazione, dell'intera operazione. Quindi Angelo potrà anche meglio di tutti entrare nei dettagli, nei numeri, in quelle informazioni che fanno capire proprio la concretezza, la forza di questa operazione. Grazie Presidente, mi unisco a tutti i ringraziamenti che ha già fatto il magnifico rettore e anche Assessore Presidente prima. Volevo agganciarmi all'ultimo intervento del rettore solo per comprendere anche la ricaduta territoriale dell'investimento. Se voi pensate che oltre a ciò che ci ha appena elencato il rettore, la Regione Marche, attraverso il suo braccio operativo nel diritto allo studio Kerdis, spenderà sempre su Urbino per il diritto allo studio altri 13 milioni di euro, perché oltre l'acquisto noi spenderemo altri 6 milioni e mezzo di euro per la messa a norma e oltre altri 6 milioni per lavori di manutenzione straordinaria. Quindi sul territorio, al di là dei risultati diretti sul piano del diritto allo studio, abbiamo questa importante ricaduta territoriale in termini di investimenti, di capacità di lavoro e anche di ricerca di innovazioni tecnologiche che saranno fatte nei collegi di Urbino. Chi ricordava il magnifico rettore, sono un'opera architettonica straordinaria. Io mi ricordo quando, in relazione alla nascita della legge 4 del 2017, andai in audizione alla prima commissione. E ricordo benissimo che una delle cose che dissi è che la Regione Marche aveva un patrimonio di posti letto a disposizione degli studenti, quindi un'offerta di ricettività molto alta, ma era un gigante dei piedi d'argilla. Se uno va a vedere gli atti di... sembra passato un secolo, ma sono solo 3 anni fa, si faceva questo tipo di ragionamento. E uno degli obiettivi che ci si poneva a livello di legge regionale era quello di riuscire a trasformare questo gigante dei piedi d'argilla. Perché dei piedi d'argilla? Perché avevamo un patrimonio di ricettività molto elevato, ma di bassa qualità, nel senso che avevamo immobili che avevano necessità di essere ristrutturati, sistemati, messi a norma, eccetera. E io devo dire che in questo percorso, in questi 2 anni, grazie anche all'appoggio costante della Regione, siamo riusciti a trasformare quel gigante dei piedi d'argilla in un gigante che ha a questo punto invece i piedi nella roccia e che ha tutte le prospettive per poter rendere la ricettività marchigiana a tutti i livelli, in tutte le realtà, di altissimo livello. Prima di andare al caso specifico di Urbino, voglio solo ricordare che per esempio stiamo facendo, anche grazie ai fondi del PORFES che ci ha dato la Regione Marche, interventi su Camerino per 4 milioni e mezzo, su anche che il Presidente ha visitato il cantiere per 2 milioni, interverremo presto sul Bartolo da Sassoferrato, sul Sibillini, cioè un fiorire di iniziative, di investimenti che io più volte ho detto, Erdis ha messo in movimento
dalla nascita ad oggi una cifra pari a 50 milioni di euro di investimenti ed è una cifra importantissima. Venendo al valore specifico di questa operazione, siamo davanti ad una svolta che secondo me è davvero storica, perché il diritto allo studio marchigiano, la Regione Marche, diventa proprietaria degli asset per i quali e con i quali esercita il diritto costituzionale previsto dall'articolo 34. L'articolo 34 dice che noi dobbiamo mettere a disposizione degli studenti, ed è una competenza delle regioni, borse di studio, alloggi e pasti. Con questa operazione la Regione Marche completa, almeno su Urbino, il quadro della, diciamo, di far diventare asset propri tutte quelle straordinarie residenze che a suo tempo vennero in maniera veramente illuminata, fatte progettare da Giancarlo De Carlo e realizzate dal magnifico rettore Carlo Bo. E queste residenze che sono in una condizione, uno dice, ma come, vanno fatti 13 milioni di euro di investimenti, saranno in una condizione pessima. No, io invito tutti i giornalisti a visitare i collegi di Urbino, sono ancora in una condizione strutturale straordinaria. Sono stati costruiti veramente con criterio, fatti bene, con una grande profusione di cemento armato, di ferro, sono realizzati benissimo e ancora sono bellissimi. E il fatto che gli studenti vivano dentro un'opera d'arte è facilmente percepibile da un elemento che balza subito agli occhi. Normalmente i luoghi frequentati dai giovani sono pieni di graffiti. Voi andate a vedere i collegi di Urbino, 5 collegi, 1300 posti letto, non troverete un graffito. C'è un rispetto totale da parte degli studenti verso l'opera d'arte entro la quale vivono, che però ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione. Questa operazione, oltre quindi a trasferire all'Ateneo per il proprio piano di sviluppo delle risorse, ma nello stesso tempo trasferisce nell'asset patrimoniale di Erdis un bene in via permanente, mentre prima pagavamo un affitto, questo bene sarà anche oggetto di importanti lavori di messa a norma, ai sensi della normativa antincendio, e di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria che sono volti a rendere i collegi, progettati ormai 50 anni fa, più idonei alle esigenze dei giovani d'oggi. Quindi io ringrazio la Regione che mi ha dato la possibilità di vivere questa esperienza straordinaria. Io ho avuto la possibilità di poter mettere a frutto gli anni di esperienza che ho maturato nel tempo e di poter puntare ai risultati che mi venivano posti, ma che io ho potuto raggiungere senza interferenze. E sono contento, come diceva l'assessore, che si è iniziato appunto con le conferenze stampa dell'assessore stesso Bravi, con la quale abbiamo spesso interloquito e che diceva di aver trovato degli uffici pieni di casse che riportavano la scritta riforma del diritto allo studio, di poter essere stato protagonista di una riforma che in poco tempo ha prodotto davvero dei risultati straordinari. Questo ne è uno. Grazie. Grazie Angelo, veramente un bellissimo intervento. Adesso passerei la parola al nostro dirigente, così compete anche qualche numeretto che anche Angelo ha saltato. Tipo, ma quanti sono questi alloggi per studenti che prendiamo? Vai Rocco. Allora, buongiorno, con il direttore Brincivalli ci siamo sentiti questi giorni spesso. Questa è un'operazione costruita insieme e con la collaborazione di tutti, di noi, di noi tecnici, con l'università, mettendo insieme i vari passaggi anche procedimentali siamo riusciti a arrivare a questo risultato finale, un risultato molto importante che vede appunto la collaborazione preziosa di tutti, perché si arriva a questi a questa decisione finale dopo un iter piuttosto lungo, però forse necessario per poter poi approvare una delibera di questo tipo. Importante perché noi stiamo parlando dell'acquisto da parte di Erdis di quello che mancava nella sua proprietà, in quanto il collegio Tridente già proprietà della Regione Marche,
prendendo questi altri quattro collegi, il quadro diventa completo. E questo consentirà ad Erdis di poter dare delle risposte forti in termini di diritto allo studio, in termini di alloggi, parliamo di 871 posti, quindi un numero molto consistente, parlando poi di un'offerta a livello immobiliare di valore, perché come già ricordato stiamo parlando di strutture che hanno una loro importanza a livello architettonico, l'architetto De Carlo è conosciuto in tutto il mondo, quindi acquisire questi immobili non è solamente acquisire un patrimonio numerico, ma un patrimonio di valore. Considerato che sono strutture che si trovano ad Urbino e che possono anche qui incentivare un turismo, lo chiamo così, un turismo scolastico, quasi studentesco, diventa una struttura che veramente può dare un valore aggiunto a quel territorio. Abbiamo messo in piedi tutto un iter che parte da una valutazione di una struttura regionale del collega Goffi, confermata poi dall'Agenzia del Demanio, e questo, diciamo che questa operazione ha poi spianato la strada per arrivare alla decisione finale di approvazione della delibera dell'Erdis come attività di controllo e verifica che fa la Regione Marche sull'attività dell'ente del diritto allo studio. Molto molto bene, una grande operazione, 26 milioni di euro che ballano nell'intervento diretto fra acquisizione e lavori, 13 milioni che vanno e mezzo che vanno all'università, che li rimpiegherà sul vino in un quadro di 40 milioni di investimenti, qualcosa di importantissimo, che però ovviamente non è limitata a questo, perché come è stato ricordato sempre con Urbino, con fondi FESR eccetera, ci sono investimenti in corso per milioni di euro importanti, così come in tutte le università. Solo in questa settimana abbiamo i 3 milioni della convenzione per lo Student Center di Camerino, e parlo di questa settimana, non sto dicendo l'acquisizione della caserma Fazio per il diritto allo studio su Ancona, l'inaugurazione della stazione ferroviaria Macerata Università a Macerata sulla linea di trasporto di collegamento sull'università. Ho citato le ultime quattro iniziative, ma dentro un quadro importantissimo dove Erdis ha dimostrato di essere veramente uno strumento straordinario, è quella riforma famosa che riempiva in termini di tentativi una stanza del Consiglio regionale. Sono tutte le bozze di legge che hanno tentato di riformare il diritto allo studio. Noi ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto con forza, con coraggio. Ricordo ancora le vignette sul Resto del Carlino di Urbino, con il trattore che inseguiva il povero rettore, il povero sindaco, e con il rischio di essere schiacciati. Poi sono saliti sul carro della riforma, che era la vignetta finale, carinissima, di Carlino Zubetti, credo. E in realtà era giusto quell'immagine finale, perché qui abbiamo vinto tutti: vince la città di Urbino, vince l'università, vince il diritto allo studio, che è un diritto fondamentale, l'investimento sulle persone che hanno capacità e hanno bisogno di risorse per poter studiare, con un posto letto che grazie a questa operazione verrà soprattutto qualificato e reso disponibile per un lungo periodo. Vengono tolti, molto bella l'immagine, i piedi ceranzai, randargilla, questi piedi diventano di pietra, quindi il sistema del diritto allo studio marchigiano può contare attraverso questa operazione di non avere contraccolpi, rischi, di potersi robustire, di poter garantire una risorsa di grande valore. Quindi un'operazione che veramente suggella, se vogliamo, il percorso fatto fino ad oggi, e che non finirà, perché la creazione della cittadella universitaria, i milioni che diceva prima il rettore, quello che tutte le università nelle Marche stanno promuovendo, da Camerino a Macerata alla Politecnica, ci permetterà di avere già gettato le basi per i lavori per i prossimi 3-4 anni. Quindi è un programma di lavoro, un progetto che costantemente si arricchisce di opportunità. E come accade spesso nel nostro paese, chi investe cattura investimenti, perché il fatto che Erdis, per esempio, aveva già un pacchetto di progetti pronti, ci permette, con la logica che oggi si ha in termini di cattura delle risorse, di essere pronto per ogni opportunità. Immaginiamo il settennato di fondi europei, vince chi ha i progetti. Erdis, avendo grande capacità operativa,
ha una forte possibilità di utilizzare queste risorse, continuare il lavoro di riqualificazione e di potenziamento dell'offerta. Io penso ad esempio a ospedali dismessi in ancora, insomma avere poi la forza di prendere risorse per una rigenerazione urbana, interni ambientali, eccetera, diventa tutte occasioni di crescita sul diritto allo studio. E qualificarsi come regione dell'alta formazione, perché forte delle quattro università, dei due conservatori, dell'Istituto Superiore di Formazione dell'Arte e del diritto allo studio, ci rende, a mio giudizio, in prima linea su quelle caratteristiche che una regione moderna deve avere e sia in grado di investire sul capitale umano, sull'alta competenza che poi genera innovazione, crescita economica, sviluppo, servizi per il proprio territorio e per il proprio paese. Per me è l'occasione ovviamente per ringraziare Lauretta Bravi, che è stata la protagonista di questa stagione. C'era lei agli incontri, io facevo solo le chiusure finali, ma lei a fare tutti gli incontri con l'università, con gli ERSU di allora, per trovare le condizioni, e si è visto alla fine che i timori sono tutti svaniti, rimane invece un grande lavoro, una grande progettualità a servizio del territorio. Mi chiedono anche ieri, mi dicevano, ma lei torna all'università? E ho spiegato, io insegno Urbino, ma non all'università, quindi non c'è il conflitto di interessi, io vado a insegnare all'ITIS d'Urbino, che è vicino all'università, ma penso, tolto il rischio che qualcuno immagini che ci sia conflitto, non ci sono conflitti di interessi, penso invece al fatto che da insegnante potrò vedere questi cantieri, questi lavori in piena attività con la soddisfazione della comunità di Urbino e penso di tutta quanta la regione, così come tornando in Ancona, magari avvicinandomi a Caserma Fazio e di lavoro, devo andare a trovare il rettore di Camerino nel nuovo Student Center il giorno che verrà inaugurato. Come dicevo, non è solo un risultato per oggi, ma abbiamo gettato le basi per un lavoro che continuerà nei prossimi anni. Parola ai giornalisti, se hanno domande. Allora. Sì. Poi chiedevano al rettore Stocchi, perché c'è stato un problema di audio, se cortesemente si sintetizza di nuovo gli interventi. I 40 milioni? Si è interrotto dopo sul genio. Ah, ok, noi abbiamo sentito veramente. Chiedevano, magnifico, se la parte di investimento di 40 milioni, un rapido riassunto per avere l'elenco delle opere che l'università ha già in cantiere e che grazie anche a questi 13 milioni e mezzo potrà ancora meglio realizzare. Certo, allora un intervento importante riguarda il polo scientifico-tecnologico Enrico Mattei, che vedrà riuniti lì tutti i laboratori dell'area scientifica. È un intervento necessario per rendere, diciamo, l'attività del nostro Ateneo diciamo, più efficace e quindi competere meglio a livello nazionale e internazionale. Questo è un intervento che prenderà avvio a dicembre di quest'anno e ammonta a 18,5 milioni di euro. A gennaio-febbraio del 2021 partiranno i lavori per la nuova sede della Facoltà di Scienze Motorie, il cui importo è stimato in 16,5 milioni di euro, e adesso a settembre andremo ad inaugurare gli interventi fatti a Palazzo Bonaventura con la nuova sede del Rettorato e gli interventi a San Girolamo, un polo che ospiterà gran parte del patrimonio libario della nostra università, un palazzo straordinario del Settecento, ospiterà 450.000 volumi e offrirà 400 posti per la consultazione dei testi agli studenti. Poi ci sono altri interventi che riguardano altri palazzi. Complessivamente superiamo abbondantemente i 40 milioni di euro, però si parla non di cose che uno ha in mente, ma di situazioni che vedono già progetti esecutivi, bandi che si stanno chiudendo, e quindi questo intervento che deriva dalla vendita dei collegi universitari per noi diventa straordinario, è un contributo significativo per rendere concreto e attuabile questo piano di sviluppo. Grazie. Altre? Non ci sono altre domande, quindi ringraziamo tutti quanti, auguriamo un buonissimo lavoro a chi dovrà spendere tutti i soldi e credo che insomma veramente non poteva passare inosservato un atto di simile portata e di simile
rilievo. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla conferenza stampa, ringrazio il rettore, ringrazio il direttore, ringrazio assessore e dirigente, e credo che sarà una delle ultime perché siamo vicinissimi al 5, fino al 5 ci dovrete sopportare con forse qualche conferenza stampa in più, dopodiché da 6 scattano tutti i meccanismi della fase preelettorale che limiteranno notevolmente la possibilità di fare comunicazione, e quindi ecco, è venuto bene anche il fatto di poterla oggi raccontare adeguatamente, perché credo che queste azioni di buon governo meritino di essere conosciute. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Buona giornata, grazie.